di galoppo anche Re Rodo. È veloce Rosa dei Venti, è veloce anche Dina da Pisa, poi lungo la corda Rosa dell'Est. Prima curva Rina, Rosa dei Venti al largo che sbaglia, seconda posizione per Rosa dell'Est. Numero 5, Rosa dei Venti, squalificato. Al largo Rebel Fleur Bar. Poi Rama Iacono all'esterno, Raja Petra, al più indietro Ramon Narvez, Rebel Fleur Bar. Passa in seconda posizione scavalcando Rosa dell'Est, 15-1 il lancio, 29-9 il quarto iniziale, Rina da Pisa al comando, 4 di vantaggio su Rebel Fleur Bar, poi Rosa dell'Est, Raja all'esterno, Ramaya, Ramon Narvez, gli altri molto lontani, a cominciare da Rina dei Colli. 600 iniziali in 46-2, concorrenti che si presentano al passaggio di fronte alle tribune. Ha rifiatato sulla seconda curva Rina da Pisa, Rebel Fleur Bar ne ha approfittato per riaccostare la leader, al largo Raja Petral, poi Rosa dell'Est, Ramaya, Ramon Narvez, 1-1 e 2 i primi 800. Tiene ritmo bello brillante al comando Rina da Pisa, Rebel che la segue, al largo Raja, poi Rosa dell'Est che perde battute, Ramaya di rincalzo, al largo Ramon Narvez, 17-3 il primo chilometro, mancano 4:50 alla conclusione, Rina al comando, Rebel di rincalzo, Raja Petral che con grande coraggio continua a industriarsi all'esterno, a 300 alla conclusione, sempre ai fianchi di Rebel Fleur Bar, davanti Rina da Pisa, 14-8 la retta opposta alle tribune, poi la curva finale coperta in 15-3, 31 il quarto, con il, sbaglia intanto Raja Petral, numero 3 Rina da Pisa squalificato, Rina e Raja. Numero 4 Raja Petral squalificato per Rebel Fleur Bar, che vince nel più facile dei modi su Ramon Narvez per il terzo, Rosa dell'Est in linea con Ramaya. Doppio colpo di scena a 200 dal palo, Rina e Raja di galoppo lasciano in nettissimo vantaggio Rebel Fleur Bar. Non era una corsa facile, aveva detto Lorenzo Alessi, ma se fanno così gli altri diventa tutto facile. Vince netta Rebel Fleur Bar con Lorenzo Alessi per il training di Klaus Holmann, i colori della scuderia Stecca. Vediamo il tempo al chilometro sul tabellone centrale, 1:16:01. Allora, abbiamo visto sicuramente la nazionale non c'è.